Salve ragazzi e bentornati su videogiochitalia.it, io sono Antonello Santopaolo e questa è la rubrica delle video interviste. Per chi non ci conoscesse, in questa rubrica abbiamo il piacere di intervistare tutte quelle personalità che si celano dietro la lavorazione di un videogioco. Parliamo di attori, doppiatori, registi, illustratori, streamer, content creator. Ebbene, siamo arrivati alla bellezza di 65 video interviste, di cui 40 ai doppiatori, e quindi siamo davvero orgogliosi di questo traguardo. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Massimo Trigiani, attore e doppiatore. Ma prima di iniziare vi ricordo di fare mi piace e di iscrivervi con la campanella attivata. Mi raccomando ragazzi, è fondamentale. E quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare. Buona visione! Massimo Trigiani nasce a Bari e compie gli anni il 10 novembre. Si avvicina al mondo del doppiaggio tramite il doppiatore Alessandro Rossi, con cui collaborerà in alcuni lavori. Ma ora scopriamo anche che cosa ha doppiato Massimo Trigiani. Massimo Trigiani ha doppiato numerose pellicole, lo ricordiamo nei panni di Colin Hanks in Jumanji, The Next Level, Daniel Henshaw in Babadook, Brett McKenzie in L'Hobbit, Un viaggio inaspettato. Per quanto riguarda le serie TV, ha prestato la voce a Wyatt Russell in The Falcon and the Winter Soldier nei panni di John Walker, Jacob Anderson nel Trono di Spade, Daniel Zavotto in Penny Dreadful, Seat of Angels e Ross Butler e Charles Melton in Riverdale, Robert Sheehan in The Umbrella Academy. Nei film d'animazione lo ricordiamo per aver doppiato il protagonista Emmett Matonowski di The Lego Movie e The Lego Movie 2, Una nuova avventura. Nelle serie animate è la voce di Overhaul in My Hero Academia. Per quanto concerne il nostro amato mondo videoludico, Massimo Trigiani è la voce del personaggio maschile in Fallout 4, Alexios in Assassin's Creed Odyssey, Anders Hellman in Cyberpunk 2077, Lucio in Overwatch e più recentemente Star-Lord nel gioco Marvel's Guardians of the Galaxy della Eidos Montreal. E quindi direi di iniziare con la prima domanda. Prima di iniziare, qualora voi foste interessati a leggere questa video intervista nel formato scritto, trovate il nostro sito videogiochitalia.it giù in descrizione oppure cliccando in questo momento in alto a destra dai vostri dispositivi mobili. Ebbene, per chi ci conosce, per chi ci segue, sa benissimo che ormai abbiamo una vera e propria collaborazione stretta con la redazione di Voci Animate, con cui collaboriamo attivamente, poi vi aggiorneremo anche su tanti eventi da qui alle prossime settimane, e gentilmente ci concedono appunto delle clip realizzate direttamente da Voci Animate per quanto riguarda le migliori performance del doppiatore che abbiamo intervistato. E quindi prima di iniziare con la video intervista vediamo un po' qualche performance del doppiatore Massimo Trigiani tramite le clip gentilmente concesse dalla redazione di Voci Animate. Ho radunato i restanti campioni della Terra. Con Zazzo! King Robo Zazzo! Allora, Change Speed! Vi farò pazzi! Mi impegno per essere il miglior Captain America possibile. Beh ragazzi, spero che queste clip vi siano piaciute. Io vi ricordo che la redazione di Voci Animate la trovate giù in descrizione o cliccando in questo momento anche in alto a destra. Mi raccomando, seguiteli, perché se amate il doppiaggio come me e ovviamente come i ragazzi di Voci Animate, non potete non seguirli. Insomma, sono davvero un punto di incontro per quanto riguarda il doppiaggio in Italia. E quindi direi di iniziare con la prima domanda, che come dico spesso è piuttosto scontata, ma comunque è necessaria anche per conoscere i primi passi dei nostri ospiti. E quindi ti chiedo, Massimo, come ti sei avvicinato al mondo del doppiaggio? A me è sempre piaciuto tanto recitare, quindi ho iniziato come attore di presa diretta e poi mi sono avvicinato al doppiaggio, che in realtà era una cosa che mi interessava, però mi dava l'idea di essere anche un mestiere, insomma, particolare, tosto, al quale dovevi dedicare molto tempo. Quindi in realtà il mio approccio è stato molto semplice. Durante le riprese dell'Ispettore Coliandro io avevo tantissime scene con Alessandro Rossi, che insomma non credo che ci sia bisogno di presentazioni, e visto che gli piaceva come lavoravo, gli ho detto, e lui è una persona estremamente alla mano, estremamente gentile, e quindi gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere provare a vedere se era una cosa che ero in grado di fare oppure no. E quindi da lì lui mi ha sentito e abbiamo incominciato a lavorare insieme. Poi contemporaneamente un collega mi ha parlato di un corso con Maria Pia Di Meo, ho fatto il corso con Maria Pia Di Meo e da lì ho cominciato a lavorare.
Sappiamo che hai doppiato il personaggio maschile in Fallout 4. Com'è stato doppiare un'opera così significativa e anche imponente per quanto riguarda i dialoghi? La difficoltà tremenda quando fai i videogiochi, che dipende dai videogiochi, però nella fattispecie di Fallout 4 tu non vedevi niente. Io l'unica cosa che ho visto è stato il trailer, che era bellissimo, però per il resto non vedi niente, quindi non hai, il tuo unico riferimento è l'attore, per cui se è bravo ok, se non è bravo è un problema. E poi anche il fatto che nei giochi a scelta multipla è ancora peggio, anche perché noi di solito nel videogioco è molto difficile che si segua una consecuzio narrativa quando lo doppi, per non parlare di quando c'hai dialoghi a scelta multipla, che a volte le risposte non sono manco della stessa scena, quindi è tosto per il direttore, che deve capire esattamente quello che deve fare, e anche tosto per l'attore, perché tu devi c'hai 3 secondi per riacquistare il mood, perché di solito tu la senti e poi la fai, e la fai sulla lunghezza d'onda, quindi è difficile. E tra l'altro, quando la gente si lamenta se qualcuno non va a sync, e il problema è a monte, perché è fatto se loro non vanno a sync a monte, tu non puoi andare a sync. Quando ti capita di fare qualche cinematica, che quindi la vedi, tante volte è capitato che loro non andavano a sync, però tu non potevi farla giusta, perché sennò il computer ti tagliava. E quindi, quando la gente si lamenta, documentatevi prima. Come mi ricordo una volta che si erano lamentati sul sync di una serie giapponese fatta per Netflix, che all'epoca aveva come direttiva la lunghezza d'onda, quindi tu dovevi stare nella lunghezza d'onda, che significa che se magari una serie ci sono degli errori di montaggio non li puoi coprire col doppiaggio, oppure se uno sta così e non si sente niente tu non potevi fare niente. Ma il problema era con i giapponesi, perché i giapponesi non sono mai andati a sync, tranne rarissime occasioni, non ce vanno a sync, quelli dicono meglio in originale, in par de ciofoli, non vanno. Io quando ho fatto Shinji Grobo d'acciaio, il mio personaggio mangiava e quello parlava normale, oppure stava così e quello parlava normale, quindi di che stiamo a parlare? E là era capitato che, siccome questi non andavano a sync ma volevano la lunghezza d'onda, noi non potevamo essere giusti sul visivo, quindi mio faceva un altro personaggio protagonista che è doppiato da menzionare è appunto Alexios in Assassin's Creed Odyssey. Cosa puoi raccontarci del doppiaggio di quel videogioco e anche, perché no, lo studio dietro il doppiaggio di quel protagonista? Raccontaci un po'. Guarda, oltre alle difficoltà che ti accennavo, per esempio, la prima battuta che noi abbiamo fatto del DLC di Atlantide era l'ultima battuta di tutto il DLC. Infatti pensavo, ma che cazzo vuol dire? Poi, infatti, l'abbiamo una volta capito tutto quanto, l'abbiamo anche rifatto. Lei è stata una cosa veramente divertente, perché poi, con l'autorizzazione del direttore, devo dire che abbiamo mantenuto il senso ovviamente delle battute, ma abbiamo creato tanto. Io gli ho dato un'impronta da eroe anni 80 di film d'azione, Coatti, che mi è piaciuta tantissimo, e quindi ho farcito il gioco di citazioni, da tipo a un certo punto mi dicono non so che cosa, io gli rispondo tremo tutto come Kenshiro, su un'altra altrimenti che fai, altrimenti mi arrabbio, citazione da altrimenti ci arrabbiamo, oppure ce n'era un'altra fichissima, sì, perché lui diceva, in originale diceva, che intendi fare? Intendo dargli la caccia e ucciderlo. Io gli ho detto, gli darò la caccia, lo troverò e lo ucciderò. E poi questa cosa l'abbiamo rimessa un sacco di volte. Oppure su un'altra diceva, dovevi risolvere un enigma, se non ci riuscivi era non sembra funzionare. Io ho detto, diciamo non sembra che funzioni, come le avventure della Lucasfilm, Zack McCracken e tutte Monkey Island, queste cose qui. E poi un altro paio di cui sono veramente orgoglioso, dice, no perché tal dei tali interverrà, guarda, tal dei tali è morto. Non è possibile, l'avrei saputo, sono stato discreto. Oppure taglio la gola a uno, che fine ha fatto quello? Ci ho dato un taglio. Sai questi? Hai mai provato un titolo che hai doppiato? Di roba che ho doppiato in realtà devo dire soltanto Assassin's Creed, perché poi ho doppiato Cyberpunk, ma a me i giochi in prima persona non piacciono. Ho doppiato anche Fallout ovviamente ho giocato, e poi ho doppiato Overwatch, ma a me appunto prima persona non piace. Qual è stato il personaggio più difficile da doppiare e a quale sei più affezionato? Ah beh, ci sono tanti personaggi difficili e belli da fare. Direi che sicuramente il personaggio a cui sono più affezionato in assoluto è Klaus di Umbrella Academy. È un altro personaggio a cui
che mi è piaciuto veramente tanto doppiare, che ho sentito, ho partecipato proprio emotivamente, è John Walker in Falcon e Winter Soldier. Gli devo dire che ha dato un personaggio, Wyatt Russell è stato bravissimo, ma scritto veramente da Dio. Infatti ho partecipato molto emotivamente e mi incazzavo quando sentivo la gente che ne parla, dice oh, questo personaggio, non avete capito niente. Infatti ancora oggi devo ringraziare Metello Mori per avermi dato questa splendida opportunità. E poi ci sono tanti personaggi belli, perché uno, ad esempio, dal lato dell'animazione mi sono divertito tantissimo a doppiare Overhaul, che è un personaggio fichissimo in My Hero Academia. Tosto da fare, però devo dire supportato anche da uno straordinario interprete giapponese, che quindi insomma dava veramente tanto, per cui era bello. Sai, quando c'è un attore che dà tanto è più facile, perché sì, gli devi stare appresso, però ti spiana la via, per cui... E poi ci sono anche, c'è un altro ruolo di cui, che mi piacerebbe, ma non posso dire niente perché non è ancora uscito, quindi non si può dire nulla. Bello tosto, però ci sono stati anche il mio primo approccio, il mio primo protagonista cinema è stato Emmett in Lego Movie, che è stata un'esperienza dura, perché è veramente difficile da fare. Lui ha 3000 sfumature, poi sempre a palla, sempre a mille, cioè tosto, ed era una cosa enorme per me, che non avevo mai fatto cose grosse, quindi è stato bello. Insomma, ci sono tante belle cose. Quali sono i consigli che daresti a nuovi e aspiranti doppiatori? Studiare è fondamentale. Innanzitutto io credo che sono tutte forme di recitazione, la presa diretta, il teatro, il cinema, il doppiaggio, lo speakeraggio, con ovviamente degli elementi tecnici diversi. Quindi innanzitutto devi essere un attore, perché poi la cosa che ti senti, no, perché ho una bella voce, posso fare il doppiaggio, ho capito, ma sai recitare? Anche perché poi nello specifico del doppiaggio è ancora più difficile, perché tu devi fare, è stata già fatta la scena, quindi tu devi, hai poco tempo per capire il personaggio e ricreare le sfumature che ha fatto il personaggio, magari anche con i tagli di montaggio, quindi sono più immediate, con i suoi tempi, leggendo un copione, guardando, insomma, non è facile, quindi devi avere una base di recitazione, altrimenti come fai? Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, ma prima di andare vorremmo conoscere un curioso aneddoto sulla tua carriera da doppiatore. Raccontaci un po'. Allora, ci sono un po' di aneddoti, qualche aneddotino qui ce l'ho. Stavo facendo con Alessandro Rosso in film di Ken Loach, ed è stato estremamente divertente, perché c'era questa scena dove il mio personaggio veniva trattenuto e intanto c'era tutto questo monologo che urlava eccetera eccetera, e siccome Alessandro non era soddisfatto, a un certo punto è entrato in sala, mi ha afferrato e ha detto vai, non ti risparmiare, io ho fatto la scena, quando abbiamo finito c'è accidenti a te, mi hai fatto male alla schiena. Oppure c'è un altro carino, che stavo facendo Umbrella Academy e c'è la scena in cui Klaus parla mentre ha in bocca il whisky, quindi ho preso l'acqua, me la sono messa in bocca, il fonico mi ha detto lo sai quanto costa quel microfono, non mi mettere ansia, adesso la facciamo. E poi che altro c'è? Ah sì, c'è stato altre due cose carine. Una è quando ho fatto il film di Mortal Kombat, che io adoro, e mi hanno chiamato, io non sapevo chi avrei dovuto fare, quindi mi hanno detto allora il tuo personaggio si chiama Liu Kang. Beh, Liu Kang è il mio personaggio preferito di Mortal Kombat ed è quello che uso sempre, quindi stavo lì. Bene ragazzi, anche questa video intervista è giunta al termine. Io vi ringrazio per la visione, mi raccomando fate mi piace e iscrivetevi con la campanella attivata. Ovviamente le video interviste non finiscono qui ragazzi, inutile dirvelo perché ne abbiamo tantissime qui in cantiere, dovete soltanto avere un po' di pazienza, ma prima o poi le pubblichiamo tutte. Vi ricordo anche di seguirci, come ho detto poc'anzi, perché ci saranno tantissime novità da qui alle prossime settimane. Un saluto da Antonello Santopaolo e niente, alla prossima video intervista. Ciao ragazzi!